Ciao Serena e un saluto a coloro che ci seguono dalla propria TV o dal proprio PC. Oggi parliamo di lotta al cambiamento climatico e per l'occasione vorrei farvi vedere quest'app che è nel sito della NASA e che ci permette di fare una serie di caratteristiche. È una macchina del tempo climatica, per la precisione Climate Time Machine. Andiamo subito a vedere la grafica e come è strutturato dal nostro PC. Come vedete, questo è il sito della NASA e come vedete la pagina è Climate Time Machine e ci offre una serie di possibilità. Possiamo scegliere infatti tra quattro possibili attività da selezionare. La prima che vorrei farvi vedere è Sea Ice, ovvero le quantità di ghiaccio che sono nel pianeta. C'è una postazione interattiva che vi permette di muovervi nel tempo e vedere come nel corso degli anni la quantità di ghiaccio al Polo Nord è cambiata. Vedete, è abbastanza impressionante notare come col passare degli anni il ghiaccio diminuisce. Se facciamo un breve passaggio dall'anno attuale, quindi 2013, al 1979, potete vedere che la riduzione è stata decisamente drastica. Cambiamo opzione, cambiamo panorama, andiamo a parlare di emissioni di CO2. Questa piattaforma ci permetterà di vedere lo svilupparsi nel tempo delle emissioni di CO2 in atmosfera. Vedete, partiamo dal 2003 e andiamo a fare un viaggio nel tempo fino al settembre 2013 e possiamo notare tutte le differenze. Qui potete vedere, è indicato sia il mese che l'anno, c'è stato un picco, vedete l'aumentare del colore, il colore più caldo indica un'emissione maggiore. E l'ultima caratteristica che vorrei mostrarvi è quella della temperatura media, anche qui potete fare lo stesso procedimento, vi spostate nel tempo e voilà, ecco questa macchina del tempo climatica che ci farà spostare un po'. Per ulteriori informazioni, curiosità o attività simili basterà cliccare qui nella sezione Global Climate Change. Andiamo nel sito della NASA ed ecco qua una serie di informazioni che potremo avere, uno sguardo sulla Terra in 3D, i livelli del mare e così via. Vi ricordo il sito quindi per usare questa applicazione che è il climate.nasa.gov. Comunque basterà cercare su Google macchina del tempo della NASA climatica e lo troverete. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima app.